come facciamo a farci pagare di più? Come fa una band ad un certo punto ad aumentare il suo cachet? Deve aumentare il suo cachet, ad un certo punto bisogna chiedere di più, non si può prendere sempre la stessa cifra, ok? Come si fa ad aumentare il valore del proprio concerto? Secondo me molto spesso i musicisti si dimenticano di un piccolo dettaglio per fare, diciamo, il mestiere del musicista a vita. E quello che si dimenticano è che hanno bisogno di un pubblico. C'è bisogno di un pubblico. Quello che fa crescere, diciamo, il prezzo di un concerto è la richiesta di quel concerto, è quanta domanda c'è di quel concerto, quanta gente segue quella band. È l'unico modo per aumentare il prezzo di un concerto da parte del, appunto, della band. L'unico modo per farsi pagare di più è appunto avere un pubblico, far crescere il proprio pubblico. Io vedo sempre una certa, diciamo, leggerezza in questo concetto, una certa leggerezza nel non prodigarsi da parte delle band nel ricercare un pubblico, nel costruire un pubblico. Molto spesso ci si sofferma sulla qualità della musica, che per carità è sacrosanto, ok? Però c'è anche bisogno di un pubblico, cioè ci deve essere una richiesta, questa musica deve essere ascoltata da qualcuno, e se uno vuole fare il mestiere dell'artista, no? Se vuole che la sua band con le sue canzoni, ok? Stiamo parlando di sempre di progetti inediti. Se tu vuoi che la tua band con le tue belle canzoni riesca a vivere di musica, beh, hai bisogno di un pubblico e quindi ti devi concentrare nella crescita anche di questo pubblico. E quindi molto spesso le band si dimenticano del pubblico, nel senso che pensano che una volta che hai fatto un disco, un secondo disco, un terzo disco, che hai ricevuto tantissime belle recensioni e tutti hanno parlato di te, e quindi sei una band affermata, la critica ha sempre parlato bene di te, le recensioni, le interviste, il radio, e quindi ci si aspetta che anche i cachet aumentino, non solo i cachet ma anche le opportunità per suonare live. Ma che cosa succede puntualmente? Questo non avviene. Magari non si trovano spazi per suonare, non si trovano condizioni economiche buone per suonare, e questo perché in tutto questo marasma, in tutto questo percorso che si è fatto nel cercare appunto di pubblicare dischi, di fare musica, di pubblicare un certo tipo di musica, ci si è completamente dimenticati del pubblico. E questo succede, le band si dimenticano del pubblico, ti sei dimenticato di vedere quanta gente poi effettivamente ti segue. Io ho fatto un video qualche tempo fa, si intitolava appunto "Ad un certo punto deve camminare da sola la musica". Ecco, deve arrivare un momento in cui tu naturalmente ti accorgi che c'è un certo interesse intorno alla tua musica. Te ne accorgi dalle condivisioni su YouTube, su Spotify, dal numero degli ascolti. Te ne accorgi dal numero delle persone che magari inizi una promozione, no, di un disco con un certo numero di presenti. C'è sempre, no, quel disco che magari lentamente poi ti fa crescere e tu noti proprio un aumento della gente. E quindi una volta che succede questo, che vedi più gente, più condivisioni, più interesse intorno alla tua musica, allora lì puoi aumentare il prezzo del concerto, nel senso puoi aumentare il tuo cachet. Ma se non c'è pubblico non puoi, ok? E questo discorso vale anche nel, appunto, cercare di interessare a etichette grosse, agenzie di booking grosse. Ci vuole il pubblico, un pubblico che cresce. Perché diciamocelo, gli addetti ai lavori sono bombardati, lo diciamo sempre, da richieste, e notano chi riesce un po' a fare il primo pezzetto di strada da solo, chi riesce a appunto sapersi promuovere, pubblicare e a cercare concerti, riuscire a organizzare un tour e creare, diciamo, il pubblico, l'interesse intorno alla propria musica. Lo abbiamo visto mille volte, però vedo sempre questo errore: i musicisti si dimenticano del pubblico. Magari pensano di dover meritare di più solo perché la carriera... Ma posso dire una cosa, ci sono tantissime band che sono bloccate, impantanate in quella fase in cui sono band emergenti, e magari ci passano 10-20 anni e non succede niente, sono emergenti, hanno fatto 5-6 dischi, 7 dischi e sono sempre lì. Magari invece di uscire a 300 euro escono a 350 euro. E magari però non bastano per una band, per aumentare il cachet, per aumentare, diciamo, il costo, il guadagno da un concerto, per poter vendere il proprio concerto ad un prezzo più elevato, c'è bisogno del pubblico.
Ok, se noi non pensiamo al pubblico, saremo sempre sottoposti a quelle domande tristi del tipo quanta gente mi porti, oppure dovremmo sempre sottostare a quella bassezza, no? A quelle situazioni in cui ti litighi per 50 euro. Se vogliamo aumentare il prezzo, se vogliamo, diciamo, alzare il livello, no? E passare al livello successivo, abbiamo bisogno di un pubblico. E poi col pubblico poi... Se tu crei il pubblico, poi inneschi una situazione in cui poi attiri poi etichette, booking di livello, gente seria che lavora con chi ha il pubblico, perché forse non ce lo diciamo mai abbastanza. Un'etichetta seria, un'agenzia booking seria, lavora con band che hanno un pubblico, ok? O hanno un potenziale pubblico, però hanno iniziato, hanno fatto un pezzettino di strada da soli, ok? Non possono lavorare con chi non ha pubblico, mi dispiace. La situazione è questa: per aumentare il proprio prezzo del proprio concerto bisogna avere un pubblico. E come si fa ad avere un pubblico? Bisogna all'inizio essere in grado appunto di pubblicarsi i singoli, di pubblicare i dischi, di autopromuoversi. Bisogna conoscere appunto come funziona il settore, saper valutare se ha senso prendere un ufficio stampa piuttosto che promuoverci da soli, se ha senso accettare quella proposta di quella piccola etichetta che magari non ha grandi soldi però crede in noi e farebbe degli sforzi, saper valutare appunto se ha senso affiancarsi a qualcuno, dividersi le percentuali oppure andare da soli, saper monetizzare sin da subito o saper ottimizzare appunto quelle entrate all'inizio, magari sono poche ma ti permettono appunto di progettare un percorso, perché tu devi progettare un percorso. Allora magari il primo disco lo faccio nella cantina dell'amico, faccio delle date, metto da parte i soldi, nel secondo disco investo qualcosa in più. Io immagino sempre situazioni in cui non è che le band navigano in grandissimi soldi, no? In grandissime acque e hanno tanti soldi, no, quindi però si può fare, però bisogna conoscere il settore. E proprio per questo io ho messo a disposizione, diciamo, in un corso, ho spiegato proprio come fare tutti questi passaggi, come pubblicarsi, ok? Come autopromuoversi, come trovare le date da soli e organizzare il primo tour da soli davvero e andare a suonare davvero e vedere crescere concerto dopo concerto il proprio pubblico. E proprio frutto della mia esperienza. Io ho smesso ad un certo punto, nel mio percorso, ho smesso di mandare richieste, etichette, ho smesso di cercare agenzie booking e magari ritrovarmi proposte del tipo ti organizziamo 10 date ma dammi 2500 euro, questo è triste, ok? Ho smesso di fare di avere quell'atteggiamento di ricerca di qualcuno che dall'esterno mi salvasse la vita, ok? E ho iniziato a fare il cantautore, ho iniziato a, invece di scrivere alle etichette, ho scritto direttamente ai giornali, alle riviste, ai blog e ho iniziato a farmi promozione e sono partito da un EP, poi da un primo disco, sono uscite un sacco di recensioni, di interviste, ho praticamente organizzato un tour da solo, prima chitarra e voce, poi da solo anche ho attratto musicisti che hanno avuto il piacere di suonare con me, abbiamo organizzato anche un tour con la band, sono tutte cose che poi hanno creato e fatto crescere il pubblico attorno alle mie canzoni. E tutto questo l'ho spiegato nel corso Il Musicista Consapevole, che spiega proprio come pubblicarsi da soli, come promuoversi, come si monetizza, da dove arrivano i soldi e come costruire il proprio pubblico. All'inizio purtroppo dobbiamo farlo da soli. A vero che non siamo un progetto molto commerciale, magari facciamo un botto all'inizio, molto spesso il percorso di una band è lungo e faticoso. Però se non è orientato nella costruzione di un pubblico, resteremo sempre impantanati in quella situazione in cui magari esci a 150 euro e sei in 3, 4 e alla fine niente, non ti rimane niente e non puoi, poi devi andarti a cercare un altro lavoro. Per chi vuole approfondire, ho di nuovo messo il corso leggermente in offerta, invece di 197 euro per qualche giorno costerà 147 euro, Il Musicista Consapevole, quindi per chi vuole approfondire e imparare tutto questo in meno tempo, sfruttando appunto la mia esperienza,
che poi ho anche maturato come etichetta discografica, creando la mia etichetta discografica ho messo tutta la mia esperienza in quel corso, e quindi per tutti quelli che iniziano, se sei arrivato diciamo al punto in cui hai i tuoi brani e stai passando magari le giornate a mandare le mail alle etichette cercando qualcuno che ti aiuti, forse questo corso fa il caso tuo, forse dovresti smettere di scrivere le etichette, di intasare le mail e iniziare a pubblicare la tua musica e iniziare a promuoverti da solo e iniziare a costruire il tuo pubblico. Quindi ti lascio il link, se vuoi prendere il corso ti consiglio di prenderlo in questi giorni che costa 50 euro di meno, e poi concludo dicendo appunto che c'è bisogno di pubblico. Molto spesso i musicisti si dimenticano del pubblico ed è l'unico modo, avere un pubblico, di poter vivere di musica.